E se ti dicessi che il Colosseo era una piscina? Cosa ne pensi? Ciao, io sono Arte Concas e ti racconto i segreti dell'arte. Sei pronta a tuffarti nel Colosseo? Eccomi, sono tornato a Roma, davanti al Colosseo. Non so proprio perché si chiami così, ma quello che so è che dentro questa specie di stadio enorme accadevano delle cose incredibili. Pure combattimenti tra guerrieri coraggiosi e animali paurosi. Quali? Tigri, leoni e pure orsi. Mamma mia, che paura. Ma tu lo sai che dentro il Colosseo ci sono degli ascensori? Eh sì, davvero. Per portare questi pericolosissimi animali dai sotterranei del Colosseo all'arena dove li aspettavano i gladiatori, venivano utilizzati degli ascensori giganteschi. Erano fatti di legno e pensa, potevano far salire e scendere 10 animali tutti insieme. Wow, quanto peso! Ma aspetta, 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 perché non ti ho ancora svelato un segreto del Colosseo. Sei curioso di scoprire qual è? Bene, lo sai che il Colosseo poteva essere riempito di acqua per diventare una mega piscina? Ma no, gli antichi romani non riempivano il Colosseo per fare i tuffi, ma per organizzare delle battaglie finte con navi enormi! Eh sì, davvero, dentro il Colosseo ci portavano delle vere navi! Le facevano combattere tra loro e boom! Meglio di un film di pirati, non credi? Eh sì, ma tu hai già visitato il Colosseo? No! Allora, cosa aspetti? Quando andrai a vederlo, immagina quante battaglie incredibili sono successe. Purtroppo però, devi sapere che il Colosseo, che oggi puoi vedere a Roma, non è proprio lo stesso. Eh no, sono rimasti davvero pochissimi pezzetti di quel gigantesco teatro fatto di pietre. Infatti, per costruire gli altri edifici, le chiese ad esempio, sono stati presi dei pezzi dal Colosseo. Poverino! Piano piano, pietra dopo pietra, beh, del Colosseo rimane davvero poco. Però ho una bella notizia! Il Colosseo di Roma è entrato a far parte delle 7 meraviglie del nostro mondo. Cosa sono? Sono i 7 monumenti costruiti dall'uomo più belli e importanti di tutto il mondo. Sono così tante le cose ancora da vedere del Colosseo. Prepara il tuo bellissimo viaggio per scoprire le meraviglie del Colosseo, le meraviglie del mondo. Se ti è piaciuto questo video, cosa aspetti? Vieni a scoprire con me i segreti dell'arte. Ti racconterò dei grandi artisti, dei loro capolavori, dei musei e delle bellezze in giro per il mondo. Iscriviti al mio canale e diventa anche tu un Arte Concas Kids.